Ciao ragazze, allora nuovo video, preparatevi, questo sarà un mega video haul. Ho davvero tantissime cose da mostrarvi, molte le ho acquistate io, moltissime invece mi sono state inviate nelle ultime settimane dalle aziende, quindi bando alle ciance, iniziamo subito. Volevo solo dirvi di rimanere sintonizzati per tutta la durata del video, perché ci sarà, credo, una sorpresina, diciamo, ma... Per prima cosa ho ricevuto, anzi ho avuto la possibilità di far stampare ben 5 foto di queste grandi da Lara Lab. Hanno appunto una qualità ottima, naturalmente ve le faccio vedere bene. Sono tutte fatte benissimo, sono arrivate integre e soprattutto, come si può vedere anche dalla parte posteriore, sono state stampate grazie a Fujifilm. Vi lascio ora qui in sovraimpressione il codice sconto che mi ha messo a disposizione per tutti gli acquisti Lara Lab. Proseguiamo ora con un bellissimo e mega pacco che ho ricevuto, come potete vedere, grazie a My Jolly Candle. È davvero un cofanetto molto interessante, soprattutto per i regali di Natale. Si apre naturalmente in questo modo e, come potete vedere, all'interno non ho trovato semplicemente la candela, ma anche altri 4 prodotti molto interessanti. Abbiamo in primis questa sorta di forbici che servono per tagliare lo stoppino appunto delle nostre candele, comunque delle nostre My Jolly Candle. Poi abbiamo questo attrezzo che serve per spegnere la candela, i fiammiferi Make a Wish, davvero molto carini. Ed infine all'interno ho trovato la candela, questa papavero, che in realtà già conosco abbastanza, ne ho già una, mi è piaciuta tantissimo. La confezione esterna è rossa e all'interno riprende la parte esterna della confezione. Facendo bruciare la candela ho trovato un bellissimo braccialetto, naturalmente come tutti i gioiellini My Jolly Candle sono marchiati Swarovski. Sono candele 100% naturali, non contengono paraffina e anche in questo caso vi lascio qui in sovraimpressione il codice sconto del 10% da utilizzare sul sito My Jolly Candle. Non mi ricordo mai di dirlo in questi video, ma ci tengo a precisare che tutti i codici sconto che vi fornisco giù nell'info box o qui nei video non sono codici sconto affiliati, quindi io non prendo un euro dai vostri acquisti. Ultimo prodotto non propriamente beauty è questa sorta di maglia blusa leopardata, davvero molto fina, sapete è il trend di quest'anno, ha lo scollo a V, è molto carina. Ho preso la taglia doppia XL e devo dirvi che nella parte superiore è un pochettino lunga, ma qui sulla pancia tende ad essere più strettina. Sono molto contenta di dirvi che anche questo mese ho ricevuto la My Beauty Box, in questo caso è quella di ottobre e si chiama Autumn Beauty Cocon, tutta tema autunnale, e all'interno ho trovato prodotti dei marchi Bioderma, Vichy Lift Active, Emp Care, Vienek e Curasept. Non era scritto nel dépliant, ma ho ricevuto anche questo sacchettino davvero molto bello e soprattutto molto comodo della marca Loki. Anche questo, vedete, tutto in tema autunnale. Di Vichy abbiamo la Lift Active Hyaluron Mask, ossia una maschera per il viso che contiene 15 ml di prodotto ed è adatto per tutti i tipi di pelle. Sto, ragazze, leggendo l'inci e purtroppo, ragazze, contiene dimeticone. Ha un PAO di 12 mesi. All'interno è così una crema mani della Hemp Care, crema mani nutriente con olio di canapa italiana bio. La confezione contiene 50 ml di prodotto, è molto lunga e stretta e ha un PAO di 12 mesi. Ho appena letto gli ingredienti, ha un inci molto buono. Adesso la proviamo subito insieme. Non lo so, non si sente tanto l'olio di canapa, è più un mix dolce di burri e oli naturali. Mi piace tantissimo soprattutto la profumazione. Di Bioderma abbiamo questo campioncino del Hydra Bio Gel Cream, quindi una crema viso in gel adatta per lo più, secondo me, a pelli grasse. Non trovo gli ingredienti, non so quindi se ha un buon inci.
Per i denti Curasept Soft c'è questo spazzolino color rosa, due campioncini di BioClean ed è una maschera post colore per i capelli e uno shampoo post colore. Non ho mai sentito questi prodotti e ragazze no, purtroppo entrambi non hanno un buon inci in quanto contengono PEG. Infine un prodotto che non vedo l'ora di utilizzare è questo Run Heat Scalp Toner normalizzante. È un tonico per capelli da strofinare sulla cute, ha un inci ottimo e ragazze non vedo l'ora di provarlo, soprattutto perché io soffro di una grande caduta di capelli, soprattutto in questo periodo appunto autunnale, come ogni anno. Ho fatto un mega ordine Douglas, cioè nel senso che ho scelto alcuni prodotti dal sito e poi li ho ritirati in negozio. Quando però sono andata in negozio ho acquistato ancora un bel po' di cose perché ho trovato il 25% di sconto sul make up. Allora vi faccio vedere prima tutto ciò che ho acquistato diciamo nella scatola, quindi nell'ordine online, e poi tutto ciò che ho preso in negozio. Allora, online ho preso due prodotti Dior, ossia due smalti e due lip gloss che non vedevo l'ora di provare di Chanel. Lo so, sono completamente impazzita, ma veramente è la prima volta per me che acquisto soprattutto prodotti Chanel, perché di smalti Dior ne ho già abbastanza. Allora, in primis abbiamo il Victoire numero 758 e mi è piaciuto molto perché è un rosso davvero bellissimo. E poi ho preso il Metal Montaigne numero 803 di Dior, anche questo, come potete vedere, più scuro ma metallico e glitterato. Infine Chanel. È la prima volta, come vi dicevo anche prima, che acquisto prodotti Chanel e ho preso nello specifico due lip gloss. Abbiamo il Rouge Coco Gloss numero 772 e Piqué, che è questo borgogna scuro davvero molto carino. Sulle labbra non rimane troppo luminoso, tende naturalmente più a schiarirsi, ma è un colore autunnale davvero bellissimo. E poi ho preso un nude, ossia il Rouge Coco Gloss numero 716 Caramel, questo davvero portabile per tutti i giorni. Sicuramente questo nude lo utilizzerò molto di più. Ho già indossato qualche volta entrambi i gloss e devo dirvi che sulle labbra li reputo molto confortevoli. In negozio ho preso ben 9 ombretti in crema di Shiseido. 6 sono della collezione classica, sapete che adesso Shiseido ha rinnovato un po' tutto l'espositore, ha stravolto un po' tutta la collezione, ha cambiato anche i packaging e qui abbiamo il numero GR732 Shimmer Cream Eye Color, che è questo grigio tendente un po' al marroncino. Ho preso poi un color diciamo più caramello, ossia il BR329, questo l'ho usato un pochettino di meno ma è davvero un colore bellissimo. Il BR727 che è un color grigio, il GR125 è invece un verde duochrome stupendo, il BL620 un celeste bellissimo ed infine il più scuro è il BK912 ed è un nero bellissimo molto pigmentato. Tutti questi ombretti in crema di Shiseido sono prelevabili sia con le dita che con un pennello, ma avendoli usati ecco da circa un mesetto posso dirvi che io mi sono trovata molto bene a stenderli sulla palpebra mobile, soprattutto con le dita, e scaldando il prodotto allo stesso tempo si fissa. Infine ho preso 3 ombretti in crema di questa limited edition della linea Paper Light, hanno infatti queste colorazioni più chiare e anche il packaging esterno è diverso. Il primo è Sango Coral, questo color rosa molto molto bello, soprattutto come base per altri ombretti. Il PK201 Nobara Pink, sempre un altro rosa, ed infine un rosa che tende più al violaceo, Shobu Purple.
Avevo pensato di regalarvi, visto che hanno ingredienti abbastanza buoni e non contengono dimeticone, ben due di questi ombretti in crema di Shiseido, gli Shabol Purple, quindi questo più violetto, e il Sango Coral. Naturalmente li ho solo aperti per farvi vedere il colore, non li ho mai utilizzati. Come sempre vi lascio giù nell'info box tutte le istruzioni per partecipare al giveaway. L'ultimo prodotto che vi faccio vedere in questo video io l'ho acquistato in questo negozio della mia zona che si chiama P&B Diffusion ed è una sorta di profumeria che vende anche articoli professionali e ho voluto provare per la prima volta un nuovo fono, ossia il Parlux 3000. L'ho pagato 65,55 euro e posso dire che è uno dei migliori foni, è uno dei miglior phon, anzi il miglior fono che abbia mai provato in tutta la mia vita. Ha solamente due velocità e questa cosa all'inizio un pochettino mi spaventava perché pensavo non fosse abbastanza caldo. In realtà il Parlux, a differenza di altri foni che ho anche avuto in passato, asciuga i capelli con aria non troppo calda, il calore non è troppo, quindi non fa rovinare i capelli. È un investimento perché comunque non ha un prezzo bassissimo, però vale tutti i soldi che costa. Comunque ragazze, con questo è tutto, vi mando come sempre un bacio grande, ricordatevi di lasciarmi un bel pollice in su di supporto, iscrivervi al canale attivando la campanellina e noi ci vediamo come sempre nel prossimo video. Ciao!